Sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario durante questa novena alla Madonna Immacolata e vogliamo pregare per tutte le vostre intenzioni, anche di quelli che sono collegati con noi in questa preghiera mariana, ricordando in modo particolare tutti gli ammalati e le loro famiglie, perché la Madonna dia loro conforto, consolazione e rassegnazione. E affidiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni. Oggi è il giovedì dedicato all'adorazione a Gesù Eucaristia, quindi le intenzioni di riparazione per il Santissimo Sacramento dell'altare. Salutiamo Gesù con le parole di San Francesco d'Assisi. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Maria, Madre per le vocazioni. O Maria, tu sei il modello di ogni autentico sì. Nel cuore di ogni giovane c'è un progetto che Dio ha seminato. C'è un potenziale di amore che è necessario per il bene di tutta l'umanità. Guida i giovani, o Maria, sulla via di Dio che tu conosci meravigliosamente. La via della docilità e dell'umiltà. La via della fiducia e della pace. La via della purezza e della fedeltà. O Maria Immacolata, aiuta i giovani a riconoscere l'ora della loro annunciazione. Resta vicino ai giovani affinché siano capaci di dire con te, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Amen. Meditiamo i misteri della luce. Il primo mistero ci porta lungo il fiume Giordano, dove Giovanni sta battezzando e attira tantissima gente che va ad ascoltarlo e resta pensosa. Le persone che hanno Dio nel cuore esercitano un fascino straordinario sugli altri, anche oggi. Pensate, nel 1979 Augusto Guerriero, lo scrittore, giornalista, che si dichiarava non credente, volle andare a sentire Maria Teresa che parlava in una parrocchia qui a Roma. Rimase affascinato. Mentre la madre usciva, ha raccontato lui stesso, sentì il bisogno di andare a baciarle le mani e subito dopo ha raccontato: mentre baciavo quelle mani pensai, hanno asciugato tante lacrime, hanno fatto tanto bene. Poi guardare le mie erano piene soltanto di vanità e di ambizioni e mi vergognai di aver speso in vano tanti anni della vita. Questo fanno i santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi peccatori. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
beato Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pure su di Dio, perdona le nostre colpe, per sempre, e porta in cielo. Porta in cielo, il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea ad una festa di nozze. Partecipa Gesù, partecipa la Madonna con gli apostoli. Sollecitato da Maria, Gesù compie un miracolo per salvare la gioia della famiglia, per sottolineare anche l'importanza della famiglia. Oggi molti non capiscono più l'importanza della famiglia. Papa Giovanni diceva: l'educazione che lascia le tracce più profonde è quella che si riceve in casa dagli esempi e dalle parole dei genitori. Non dimentichiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Oggi Dio mi mette a donna lo scritto per riservare ciò che non può dire il bello, ma posta in cielo tutte le arance, di cielo meglio di così, non lo puoi dare la tua il terzo mistero della luce. Ci presenta Gesù che inizia la sua predicazione nelle strade della Palestina e dice cose meravigliose, spiega i misteri del regno di Dio che illuminano la nostra vita. Pensate, Benedetto Croce, un pensatore del secolo scorso, arrivò a dire: io conosco la storia e devo riconoscere che Gesù con il suo Vangelo è l'unica novità che è apparsa nel corso dei secoli. E Enzo Biagi, giornalista, è arrivato ad esclamare: dopo 2000 anni dobbiamo riconoscere che quello che ha detto Gesù è insuperabile, è qualcosa di inaudito, non si spiega soltanto con l'umano. Aveva ragione, Gesù è il figlio di Dio, ascoltiamolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, per sempre, per sempre, per sempre. Oggi Gesù Dio è per ora e per sempre, presente nel mondo della luce del cielo. Porta in cielo tutti i creatori, tutti i creatori, tutti della tua luce. Il quarto mistero della luce ci porta sul Monte Tabor. Gesù, davanti a tre apostoli, fa vedere per alcuni istanti la bellezza, il fascino della sua divinità. Gli apostoli restano incantati. Aveva ragione San Francesco quando diceva: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E non possiamo immaginare cosa sia il paradiso, quanto sia bello il paradiso. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Oggi tu Dio, perdona le nostre peccature, preserva il nostro fuoco dell'inferno, ora vai in cielo e allo Dio delle anime, e santificamente rispettosi, il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù sente attorno a sé aria di tradimento, eppure proprio in quel momento ci fa i regali più belli con una bontà impensabile per noi. Ci dona il comandamento dell'amore che ci distingue da tutti e ci dona la Santa Messa, l'Eucaristia, che è un dono meraviglioso. Padre Pio diceva: se la gente capisse il valore di una messa, ci sarebbe la fila alle porte delle chiese per poter entrare. Purtroppo la fila è altrove e le conseguenze si vedono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e per i secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre peccature, preserva le nostre porte, porta in cielo il Signore, e lo stesso, e la tua, 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 e la t
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo a noi di futuro, e non indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi che perduti, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre e sempre, e con San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Amen. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita dolce.
L'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore su tutti voi e su tutti coloro che ti seguono da lontano, nelle case, negli ospedali, nelle famiglie, è un'immensa famiglia veramente che prega. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Facciamo fruttificare la nostra preghiera subito in gesti di bontà e di carità. Andiamo in pace. Andiamo. Thank you.
l'Immacolata Concezione di Maria. O Vergine Immacolata, bella come la luna, delizia del cielo, nel cui volto guardano i beati e si specchiano gli angeli. Fa che noi tuoi figli ti assomigliamo e che le nostre anime ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni, ma che rifulge nell'eternità. O Maria, sole del cielo, risveglia la vita dovunque è la morte, rischiara gli spiriti dove sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concedi a noi un riflesso della tua luce e del tuo fervore. Salvaci, o Maria, bella come la luna, fulgida come il sole, forte come un esercito schierato, sorretto non dall'odio, ma dalla fiamma dell'amore. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo voi. Eterno Divin Padre, vi adoriamo e vi ringraziamo perché con la vostra potenza avete preservato Maria Santissima, vostra diletta figlia, dalla colpa originale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, come sempre, ci Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Lodata sempre sia l'Immacolata Concezione di Maria. Come figlio tra le spine, se tu vergine beata, dalla colpa preservata, perché madre del Signore. Eterno Divin Figlio, vi adoriamo e vi ringraziamo perché con la vostra sapienza avete preservato Maria Santissima, vostra tenera madre, dalla colpa originale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Lodata sempre sia l'Immacolata Concezione di Maria. Tu sei Gigno Rose e Fiore, da per tutto spazio d'ore, non hai macchia né difetto, ma sei tutta purità. Eterno Divino Spirito Santo, vi adoriamo e vi ringraziamo perché col vostro divino amore avete preservato Maria Santissima, vostra purissima sposa, dalla colpa originale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, in secolo di secoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
lodata sempre sia l'Immacolata Concezione di Maria. Come figlio tra le spine, sei tu vergine beata, dalla colpa preservata, perché madre del Signore. Tu sei gigliorosa e fiore, dappertutto spazi odore, non hai macchia né difetto, ma sei tutta salve origina, madre di misericordia, vita dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, noi figli di Eola, a te sospiriamo, gementi e crescenti in questa palla, or sol su due ora parlata nostra, in gloria di altrui, quindi ogni tuoi misericordia, e molto nel dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o vita, o dolcezza e misericordia. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna durante questo tempo di Avvento che ci prepara al Santo Natale e anche durante questa novena in onore dell'Immacolata Concezione di Maria. E al cuore immacolato di Maria vogliamo affidare tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere
e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Preghiamo. Ridesta la tua potenza, Signore, e con grande forza soccorri i tuoi fedeli. La tua grazia vinca le resistenze del peccato e affretti il momento della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni egli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazia perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. In piedi. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, abbiamo ripetuto insieme questo versetto del Salmo responsoriale. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il salmista, attraverso queste parole, ci vuole preparare a ricevere colui che stiamo aspettando. E in questo periodo dell'Avvento i nostri cuori e i nostri sguardi sono rivolti proprio a questa persona, a questo figlio di Dio che viene a salvarci, che viene a portarci un raggio della sua divinità, a farci capire che Dio ci ama e non ci abbandona. Ecco allora che dobbiamo ogni giorno impegnarci a ripetere spesso questo versetto che tante volte sentiamo durante la liturgia, anche durante i canti. Vieni, Signore Gesù. Ecco, dobbiamo invocare Gesù che venga, non soltanto a visitarci, ma venga anche a liberarci da tante cose che ci opprimono, da tante cose che ci fanno soffrire. Gesù deve essere invocato perché venga
a portarci la sua pace e con la gioia dell'intimità con Dio. E il profeta Isaia che ci accompagna in questi giorni dell'Avvento, ogni sera, ogni giorno ci dà delle indicazioni precise. Avete sentito questa sera che ci diceva: confidate sempre nel Signore, perché il Signore è una roccia eterna. C'è una roccia che non si sgretola, quello che ha promesso lo fa. E allora dobbiamo veramente aver fiducia, e fiducia significa abbandono tra le braccia di questo Padre che manda il suo Figlio a salvarci. E purtroppo oggi viviamo in una società, in un mondo dove sta venendo meno proprio la fiducia. Tanti che sono scoraggiati per tanti motivi, anche per questa pandemia. Tanti che sono scoraggiati perché vedono che le cose del mondo vanno male. E forse anche tanti cristiani perché vedono che le cose non vanno secondo il loro desiderio. Invece no. Noi dobbiamo confidare nel Signore perché Lui non ci abbandona mai. Perché Lui, avete sentito, rovescerà la città eccelsa, la raserà al suolo, cioè le nostre sicurezze, le nostre cose umane, ecco, li stritolerà sotto i suoi piedi. Quindi confidate nel Signore perché il Signore è una roccia eterna. E Gesù nel Vangelo questa sera ci ricordava anche un'altra cosa molto importante. Confidare nel Signore significa anche non soltanto abbandonarsi a Lui, ma compiere la sua volontà. Ecco, quello che il Signore ha deciso per noi, noi dobbiamo farlo. Nel Padre nostro diciamo: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ma tante volte noi la volontà di Dio non la facciamo. Vogliamo che Dio faccia la nostra volontà. E allora dobbiamo metterci in questa disposizione che Dio sia sempre, ecco, così unito a noi, quasi che noi dobbiamo scomparire perché si faccia sempre al suo, come ha fatto la Madonna. La Madonna, quando è stata appunto visitata dall'angelo Gabriele e le ha portato il lieto annunzio, la Madonna ha detto: eccomi, sono la serva, sono il nulla, il Signore faccia di me quello che vuole. E Gesù, per farci capire, ecco, questa verità, ha portato l'esempio della casa fondata sulla roccia. Quando una casa viene fondata su basi, possiamo dire, sicure come la roccia, ecco, l'acqua, il vento o gli altri agenti atmosferici non la faranno mai crollare. Ma se la casa è fondata sulla sabbia, basta un non nulla e cadrà. Ecco, questo significa fidarsi di Dio, confidate nel Signore, compite la sua volontà. E quindi allora questa sera vogliamo chiedere a Gesù, ma lo vogliamo chiedere anche alla Madonna, che ci aiuti a fare sempre la volontà di Dio, anche se questa volontà delle volte è dura, anche se questa volontà ci schiaccia, anche se questa volontà ci vuole, ecco, sottomessi. Dobbiamo dire: Signore, sì Padre, così dicevano i santi, sì Padre, fai quello che tu vuoi. Deve essere nostra la preghiera della Madonna: fai di me quello che a te piace. E allora noi saremo in grado di accogliere questo Gesù che viene a visitarci, a portarci la pace, la gioia e la serenità. E oggi è il giovedì dedicato all'adorazione a Gesù Eucaristia. Ecco, pensiamo che anche questo è importante nella nostra vita. Non lasciare solo Gesù nelle nostre chiese, adorarlo. E anche se le chiese oggi più delle volte sono chiuse per tanti motivi, anche da casa, noi possiamo unirci in questa adorazione a tanti cristiani nel mondo per adorare Gesù che si è fatto nostro prigioniero nell'Eucaristia. E quindi anche questo significa confidare nel Signore. Anche questo significa: benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché Gesù è venuto ed è restato con noi
io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E allora fortunati noi, beati noi, se riscopriamo questo dono meraviglioso che Gesù ci ha fatto. E quindi andiamo ad adorarlo, adoriamo dalle nostre case, invochiamolo sempre, vieni Signore Gesù, e ripariamolo con una vita santa, ma soprattutto compiendo la volontà di Dio, facendo quello che a Dio piace. E allora noi ci prepareremo saggiamente ad accogliere Gesù che viene a visitarci e a portarci la salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il salmista ci ha invitato a celebrare la misericordia di Dio. È quello che vogliamo fare in questo momento, appellandoci alla volontà del Padre Celeste. Per questo diciamo insieme: Signore, rivestici del regale manto della carità. Signore, solide mura di cinta danno sicurezza a una città, e una casa con buone fondamenta rende sereni quanti la abitano. Perché il Signore sia avvertito da tutti gli uomini come roccia di salvezza. Preghiamo. Signore, rivestiti del regale manto della carità. In attesa di essere ammessi nella Gerusalemme celeste, la dimora nella quale ora incontriamo Dio è la Chiesa, perché essa risplenda nel mondo come degna sposa di Cristo, che tutti chiama e attende a santità. Preghiamo. Signore, rivestici del regale manto della carità. Impedire il sopraggiungere e a volte l'imperversare di difficoltà e tentazioni è impossibile, perché le sappiamo affrontare radicate in Cristo, nostra solidità e forza. Preghiamo. Signore, rivestici del regale manto della carità. Perché a propositi e promesse verbali faccia sempre seguito una efficace e perseverante volontà di bene, al fine di rendere la nostra vita un degno e meritorio omaggio a Dio. Preghiamo. Signore, rivestici del regale manto della carità. Isaia ha parlato di una città forte, sicura e pacifica, perché tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare i fratelli Bartolo, Vincenzo e Concetta, possono fare il loro ingresso nella Gerusalemme celeste, dimora di gloria e di gaudio. Preghiamo. Signore, rivestici del regalo. Il regno che tu sei venuto a fondare, Signore Gesù, è destinato a durare nei secoli. Fa che anche la nostra vita cristiana, al di là di ogni debolezza e provvisorietà, sia per tua grazia solida come roccia, testimonianza autentica della tua presenza nel mondo ed espressione coerente del tuo Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu adorai noi.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno. Io te canto qua.
In questo momento di silenzio ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà, e Lui certamente ci aiuterà a risolverle. In piedi. Rinnoviamo ora la nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria. Consapevoli della nostra vocazione cristiana, rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case, e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. O Vergine incomparabile, ammirata dagli angeli e dai santi, delizia della Santissima Trinità, arca preziosa ove sono racchiuse tutte le virtù, oasi fiorita di Dio che l'ha voluta madre dell'autore della nuova alleanza, concepita immacolata e arricchita di doni divini che fanno di lei la donna nuova, la nuova Eva, madre di tutti i viventi, beata per la fede, benedetta nella prole, lieta nel servizio del Signore. Aiutaci, o Maria Immacolata, quando siamo agitati dalle onde della superbia e dell'ambizione, della maldicenza e della gelosia, della collera e dell'avarizia. Sempre guardiamo a te e ti diciamo: aiutaci, o Madre nostra. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esseri figliera, a te sospiriamo, gemendo e piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi cuori misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che vi corriamo. Gli amici dell'Avvocata canteranno ora le stelle a Maria, dopo chi vuole, chi vuol restare, facciamo i misteri dolorosi davanti a Gesù, Eucaristia in riparazione appunto in questo giovedì, in onore del Santissimo Sacramento. Thank you.
Quelli che hanno portato fotografie anche di ammalati, indumenti, oggetti sacri, o anche l'acqua, il sale, l'olio, le candele che avete a casa, il cibo che prendete, ora benedico tutto mentre canterete con gli amici dell'avvocata l'inno di saluto alla Madonna. Come vi dicevo, oggi è il giovedì che è dedicato all'adorazione a Gesù e Eucaristia. Ora facciamo questi misteri dolorosi per consolare Gesù e anche per riparare tutti i sacrilegi eucaristici. Pochi giorni fa avete sentito, hanno in una chiesa di Palermo hanno scassato il tabernacolo e hanno gettato per terra le ostie. Quindi ci sono tante profanazioni un po' in tutto il mondo e lì vogliamo appunto riparare questo oltraggio a Gesù con questi misteri dolorosi che recitiamo. Adoriamo,
Lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. O Gesù, siamo qui davanti a te e vogliamo lodarti, benedirti, ringraziarti per essere con noi nel Santissimo Sacramento e vogliamo riparare a tutti gli oltraggi e i sacrilegi che ricevi da parte di tanti di noi in varie parti del mondo. O Gesù, stiamo qui per dirti il nostro amore, il nostro grazie e soprattutto, Gesù, il nostro impegno. Vogliamo prepararci degnamente ad accoglierti, perché tu sei il Dio vivente, tu sei il nostro Salvatore, l'inviato del Padre, che vieni nuovamente a salvarci. Pace a voi, fratelli, amici miei. L'umanità non vuole ascoltare gli ultimi appelli, ma molti li ignorano. Nessuno si sacrifica, nessuno vuole lottare, e questo mi delude. Vedere i miei fratelli arrendersi alle evidenze del mondo mi addolora, e così facendo non mi ascoltano. Ma io, vostro amico, di continuo mi trasferisco dentro di voi per comunicare al mondo, per avvicinarmi ai vostri fratelli e non abbandonarli. Ecco perché vi chiedo di desiderarmi con tutto il vostro amore, con tutta la vostra anima, affinché io, Gesù, viva in voi. Attraverso di voi io viaggerò sul mondo ad ascoltare, ad esaudire, ad accogliere. La paura che l'umanità sta vivendo sembra interminabile, e questa paura non si addice a chi ha fede, a chi ha coltivato la speranza, a chi crede fermamente in me e nelle mie opere. Voglio capire quella che voi chiamate fragilità umana, ma anche io sono stato fragile, ma ho saputo accettare per amore di ognuno di voi. L'amore è l'unica cosa che vi fa andare avanti, è l'unica cosa che vi dà speranza, è l'unica cosa che vi unisce a Dio, perché amando, perseverando, accogliendo ogni giorno, voi vi unite a me. E quando venite meno a queste cose, permettete al mio nemico di ostacolarvi, di indurvi in tentazione, di farvi peccare e allontanare da me. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, in piedi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono di quelli che non credono, non adorano, non sperano. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù,
come sorgente di misericordia, confido in te. Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo Cristo noi ti adoriamo. Cristo noi ti glorifichiamo. Cristo noi ti sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. L'umanità mente a se stessa, non volendo ascoltare le verità di Dio. Dio è maestà, non c'è nulla al di sopra di Dio se non Dio stesso. Voglio vedere soldati semplici, ma forti. Voglio vedere in voi coraggio, un'attitudine che vi riporta sempre a me. Qualunque cosa voi facciate, qualunque cosa voi vi preparate, ma siate anche pronti a donare la vita per la salvezza dell'umanità. Non vengo a chiedere grossi sacrifici, ma che voi viviate una vita semplice, nella quotidianità e nella serenità di Dio. Credete sempre di essere soli, ma non lo siete, perché siete circondati dagli angeli custodi. Ma siete anche circondati dal male, da chi si presenta come amico, ma è una iena feroce. Ma voi dovete amare, perché solo l'amore distrugge quel male. L'amore è come una roccia solida, e voi non dovete farla sgretolare. Forte in modo che la roccia rimanga solida, perché sia la roccia del vostro riposo dove troverete il vostro ristoro. Attingete alle mie parole da quando vi parlavo in parabole, da quando vi facevo certi discorsi di quello che hanno ascoltato i vostri padri. Cose diverse non si addicono a voi, perché saranno come discorsi fatti al vento. Contempliamo nel secondo mistero doloroso la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In piedi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Santo volto di Gesù, apri pietà di noi e del mondo intero. Cristo, noi ti adoriamo. Cristo, noi ti glorifichiamo. Cristo, noi ti sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Quanti dei miei figli hanno dubitato di me, pur avendo visto le mie opere? Quando qualcuno ha dubitato di me, io gli ho mostrato la mia veridicità, mostrandomi in un cuore vivo, in un pezzo di pane. E questo non è successo in un solo posto, ma in più parti del mondo,
cosa vogliono vedere ancora per credere alla mia presenza reale? Io vivo insieme a voi. Siete voi, fratelli cari, che mi dovete mostrare al mondo con coraggio e con rettitudine, con perseveranza e con umiltà. Non siete schiavi di nessuno, perché io vi ho donato la libertà, ma siate servitori della libertà e della verità, servitori del vostro prossimo, ma non per questo avete il diritto di dare tutto ciò che non è necessario. Quello non è amore. L'amore è anche saper rinunciare. L'amore è quella fase silenziosa che fa parlare lo sguardo, l'anima. Non serve ripeterlo, ma devono essere le azioni, i fatti, a parlare e a testimoniare di voi. E quello che voi fate a uno più piccolo di voi, non lo dimenticate, lo fate a me. Non vantatevi delle vostre opere buone, ma custoditele nel cuore, dove solo io, vostro Salvatore e Maestro, posso leggerle per offrirvene poi di grazie e di benedizioni. Pregate, perché quello che mi addolora è vedere quanto poca preghiera c'è sull'umanità. Contempliamo nel terzo mistero doloroso la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. In piedi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Santo volto di Gesù, di pietà di noi. Cristo noi ti adoria, Cristo sia lodato, ringraziato ogni momento, sempre sia lodato. Nonostante sembra che tutti corrono, ognuno ha il suo santuario, ma una volta ricevuta la grazia ci si dimentica di pregare, di ascoltare, di ringraziare. Quando ricevete qualcosa, non basta ringraziare una sola volta, ma sempre, con l'anima, offrendo a Dio la lode del ringraziamento, di avervi permesso di ricevere, di ascoltare, di accogliere. Quel frutto che voi mi date è frutto, sì, dell'amore dell'uomo, e lo presentate a me perché io lo benedica, e io benedirò tutte le vostre opere benefiche. Ma ciò che è male, io lo maledico. Se vi deridono, se vedono in voi una diversità, non meravigliatevi, ma sappiate che lo hanno fatto anche a me. Non hanno creduto né in Giovanni e né in me, ma poi hanno visto e si sono ricreduti. Ma dopo 2000 anni e più, l'umanità ha dimenticato le mie opere e si è ricaduti nell'abisso del peccato, credendo che tutto vi era lecito e che nulla vi era impossibile, senza rendervi conto del vostro limite. Voi avete permesso al male di comandarvi, di gestire la vostra vita in maniera balorda,
ed ecco che sono intervenuto io, conoscendovi, leggendo in voi ogni cosa. Vi ho tratto in salvo, vi ho portato fuori dalla fossa dei leoni, vi ho dato refrigerio quando vi sentite nella fornace ardente. Ho soffiato su di voi. Quelle sono le mie opere. Io voglio stare nella tenda dei giusti e voglio radunarvi per avere la vostra compagnia. Non basta quella semplice preghiera. Pregare non è mai abbastanza. La preghiera è il ponte per arrivare a cogliere tutte le grazie. Contempliamo nel quarto mistero doloroso il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. In piedi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia. Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi. Cristo, noi ti amo. Cristo, noi ti glorifichiamo. Cristo, sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Figli, date ascolto alla Vergine Madre, perché essa vi radunerà da ogni parte del mondo, vi condurrà su un suolo buono, e io vi aspergerò con acqua pura. Vi benedirò e vi metterò nella condizione di portare la mia parola, la mia verità. Vi sono pozzi che sono senza fondi. Non cadeteci dentro, ma state allerta. E ascoltate mia madre, pregate incessantemente, siate all'ascolto della Santa Messa, dove io possa venire ad abitare in voi. In quell'attimo che voi mi ricevete, non siete più voi, ma io in voi e voi in me. Abbiate rispetto. Riconoscete l'importanza di quello che vengo ad offrirvi e di quanta forza io vengo a donarvi e cosa faccio per ognuno di voi. Promettete a voi stessi che in questo mese dedicato alla Vergine Maria, mia e vostra tenera Madre Immacolata, sia sempre insieme a voi ogni giorno con la santa preghiera e fiumi di misericordia scenderanno su di voi, nonostante che vi è una grande tempesta, nonostante le paure, le tensioni che andrete incontro, voi ne uscirete vittoriosi, perché non farete spegnere quella fiamma di amore che arde in voi. Guai se spegnete quella fiamma. Non troverete più la luce, ma le tenebre. Io vi ho accettati per come siete e non cerco in voi il miglioramento, ma cerco solo l'amore, il sacrificio, l'umiltà, la pazienza, la perseveranza. Amatevi, questo io vi comando. Contempliamo nel quinto mistero doloroso la crocifissione e la morte di Gesù sulla croce.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non ci lasciare dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In piedi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Santo volto di Gesù, di pietà di noi.
Cristo, noi ti adoriamo. Cristo, noi ti glorifichiamo. Cristo, noi ti adoriamo. Per guadagnare l'indulgenza e secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio. Davanti a me preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora Gesù ci benedirà. O stiamo in ginocchio o in piedi. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo gemendo e piangendo questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o Pia, ecco, vi ringrazio perché siete restati ad adorare Gesù. Saluto tutti voi, vi auguro una buona serata e anche tutti voi che ci avete seguiti, ecco, dalle vostre case, con l'augurio che possiamo sempre ricordarci di Gesù. E in questo periodo dell'Avvento non vi dimenticate di ripetere spesso questa giaculatoria: vieni Signore Gesù, vieni Gesù che io ti aspetto. E Gesù certamente viene, ci aiuterà. Benedico anche tutti gli ammalati, soprattutto quelli del Covid e le loro famiglie, perché la Madonna dia loro consolazione e soprattutto guarigione. Passerà certamente questa pandemia e ritorneremo nella pace e nella gioia. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.